Mi si è aperto proprio qua sotto? Bene. Allora immagino sia arrivato il momento di Darbarad. All right, everyone, indagare. get ready. Prepariamoci. It's an alluvian graveyard. Where did the Qunari get all these? How long have they been studying alluvians? The sooner we stop this invasion plan, the better. Cosa abbiamo qui? Un cimitero deluvian, a quanto pare. Qunari. L'ho detto nello scorso episodio, ma ve lo ricordo. In questo momento la difficoltà del gioco è impostata su facile. Quindi non stupitevi se gli scontri saranno un po' meno intensi. Oh, bloccato. Complimenti, ma io sto puntando al signorino qua. Il gioco mi sta crashando a ripetizione in questa zona. Devo capire se è un problema di software di recording oppure no. Proverò a dire a voi di attaccare, io non attacco. Capire se ero io che attaccavo il Sarebas che faceva crashare il gioco. O era il fatto che stessi in quella zona. Ho paura di attaccare. Quindi, stando su facile, lascerò fare a voi. Per ora penso di poter tranquillamente tankare. Non dovrei avere troppi problemi. Come ho detto, giocando a facile posso lasciar fare gran parte del lavoro a loro senza preoccuparmi. E se ci eviterà il crash menando il Sarebas, mi andrà più che bene. Scusate se ho fatto questo combattimento in modo veramente così triste, ma vorrei evitare di crashare. Quindi adesso finirò questo combattimento. Metterò un piccolo, diciamo, blocco temporale su questa situazione. E tornerò in quella zona per capire se. Scusami? Si sei trasportato qua? Poco utile. Io continuo a bloccare perché ogni volta che ho attaccato il Sarebas il gioco è crashato. Quindi io non ho intenzione di attaccarti, mettiamola così. Ora sta per saltare. No, non salta. Ti stanno attaccando tutti? Bravi. Continuate ad attaccare. Vai, 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 vai. Ragazzi, non fermatevi. Però vedo che il toro se la sta cavando abbastanza bene, in realtà, dai. Oh, bella magia era quella. Trova il modo di entrare. Ok. Quindi, se adesso volessi togliere la stanza non me lo fa fare. Ok. Piccolo salvataggio e proviamo a tornare in quest'area. Accendi la torcia, leggi. Studi sugli Eluvian. I testi che riempiono queste pagine sono del tutto incomprensibili, anche per lettori madrelingua Kunlat. La calligrafia ricorda i graffi di una gallina ebra. E immaginarsi una gallina ubriaca è di per sé abbastanza esilarante, ok. Ma i disegni sono molto precisi e indicano uno studio approfondito di diversi Eluvian, con degli schemi che ne illustrano i meccanismi di funzionamento. Chissà chi è che ha fatto questi studi, allora non credo sia stato qualcuno del Kunlat. Qui non possiamo fare un accampamento? No. Possiamo accendere la torcia. Non so a cosa ci possa servire, ma accendiamola. E progrediamo di qua. Dobbiamo trovare. Oh! Ci siamo tenuti la torcia però. Abbiamo davvero così poco tempo?
Salve ragazzi, sapete che vi dico? Venite qua, venite qua. Venite qua, ho detto. Vabbè. Ci faremo tanti danni. Ma ok. E guarda Dorian che fine che gli faccio fare adesso che esplode. No, non esplode. Va bene, possiamo distruggere il ponte dietro di noi? Ah no, ci vuole fuoco. But it makes sense. We tell stories about how corrupt the South is. Who wouldn't want to kill the evil nobles and save the people? Oh! Oh! Mi sono auto-ucciso praticamente. No, era per capire se avrebbe fatto saltare il ponte. Ma pare di no. Pare che l'unica cosa che era stata buona a fare è stato farmi consumare una pozione per riprendere sera. E si è spenta la torcia? No, è ancora accesa. Va bene. Allora cerchiamo di progredire, visto che pare non stia crashando in questo momento. Cosa che mi fa molto piacere. Questo era un assassino. E sono crashato nuovamente. Benissimo, ho dato una spulciata un attimo in giro e pare che a lungo e a fondo possa causare questi crash. Visto che finora non ne aveva mai causati, ho provato a riswitchare e queste. Io avevo messo l'affondo agevolato, a lungo agevolato, e invece lascerò grande a fondo, che finora non ci aveva dato problemi. Se è quello lo scopriremo presto, perché altrimenti sto per ricrashare, a quanto ho capito. Anzi, proviamolo subito. Oppure lisciamo subito. Ok, non sono crashato. È già qualcosa. Ok, può darsi che veramente fosse un problema con quell'abilità. In caso fosse, per quanto fosse simpatico l'affondo agevolato, immagino che non lo useremo. No, ok, pare che non stia crashando. Va bene, forse abbiamo risolto il mistero. Spero fosse quello, sebbene sia una cosa che mi dà molto fastidio. Lì possiamo aprire. Lì ci sono altre guardie. No, aspetta, apriamo. Ah, questa porta è chiusa. E immagino che non ti possa far saltare da qua in realtà. Questo li potrei far saltare, ma cambierebbe poco, immagino. E ok, questo quantomeno non ha fatto crashare, sebbene fosse un'abilità nuova. Lanciare cunei. Comunque gli elite, vedi, anche a difficoltà più basse hanno troppi punti ferita. Questo è il punto. Il gioco può prendere troppi tempi sui combattimenti. Questo qui è un po' una pecca che non so. È una pecca generica che faccio al sistema di combattimento, che ha avuto il grosso errore di non rendere più interessanti i combattimenti all'aumentare la difficoltà. Cioè, non li ha resi più complicati da un punto di vista tattico-strategico, ma ha solamente incrementato danni e punti ferita dei nemici. Incrementati all'inverosimile rispetto. E immagino che quindi livello di difficoltà molto difficile fossero tutto ancora molto di più, ma non rendeva affatto più interessante o più avvincente il combattimento. Lo rende di base semplicemente più lungo. Cos'è questo meccanismo? Una specie di cassaforte. Ah, da qua dobbiamo passare. Ma non abbiamo ancora modo di attraversarla. Oh, c'era un depreda. Cintura della vendetta. Una parte del danno viene riflessa sui nemici. Questa sarebbe utile che ce l'avesse Sirius, in realtà. Chiave del corpo di guardia. Non penso apra quell'altra porticina. Dopo comunque andiamo a esplorare anche là sopra. Anche se immagino che da dentro ci possiamo arrivare. Vediamo. No, non era questa la chiave che serviva. Ah. Allora forse ci arriveremo da sopra. Può darsi che sia questa la soluzione ai nostri problemi. Lì ci sono delle scale. Perché ci sono delle scale? C'è niente qua sotto di utile?
No. E allora... ho perso tanto del tempo. Che grande novità. Lì si può far esplodere. E... immagino che però questo non verrebbe distrutto, vero? Fatemi provare. Perché se potessimo distruggere un po' di armi d'assedio a random mi farebbe un po' di piacere. Ah no, ha fatto sparare in aria. Ok. Niente di veramente utile. E lì le scale salgono ma non scendono. Oh, salve. Non pensavo ci fosse qualcuno. Dove vai? Attaccate il signore prima che salga, cortesemente. E... non penso di poterlo attaccare. Oh, è morto. Bene. Aspettate. Fermi tutti. Fermi. Posso bloccarmi sulle scale? No. E usa energia? No, ancora no. Red Lyrium. Do the Canari have any idea what they're dealing with? Penso di no. But they're special and careful and nothing bad will happen. Sì, beh. Ah, da qui si può scendere. Chiave del corpo di guardia, ottimo. Voglio prima scendere. Oh, ancora una statua del lupo anche qui. Is that an astrarium? How did the Canari move it here? And one of those weird keys you can only find with a tranquil skull. Allora, un astrarium. Sì. È vero, cioè hanno attivato un qualche tipo di... Qui c'è una cassa di rifornimenti che però non ci serve, ma ricordiamoci che l'abbiamo. E abbiamo potuto aprire questa porta. Ok. Non so quanto sia stato utile, però era curioso vedere tutti questi marchingegni. Ora, la torcia già l'abbiamo presa, per cui utilizzare l'energia qua sopra non ci dovrebbe servire, credo. No, infatti era giusto un piacere. E qui abbiamo qualcos'altro. Messaggio di un agente Ben Asrat. Murale scavato, si ritiene sia un autoritratto di Fenarel. Ah. Con tre occhi. E qui sotto? Questa è l'incarnazione umana di Fenarel, quindi? O è lui che sta proteggendo quest'essere? Non mi è chiaro. Abbiamo multi usa energia. Ah, qui possiamo leggere. Uno vede il cacciatore, uno fugge da lui, uno lo caccia a sua volta, uno è più astuto di tutti. Immagino che... non mi interessa sincronizzare sti collezionabili. Immagino che questo sia una specie di indovinello. Aspettate. Uno vede il cacciatore, uno fugge da lui, uno lo caccia a sua volta, uno è più astuto di tutti. Uno vede il cacciatore, uno fugge da lui? Forse era l'ordine in cui andavano accesi? Aspettate. Noi abbiamo acceso la torcia, non i braceri. Di braceri ce ne abbiamo solamente due, però. E qui c'è stato un cervo, però. Non mi ha fatto chiaro. Uno vede il cacciatore, uno fugge da lui, uno lo caccia a sua volta, uno è più astuto di tutti. Non ho veramente idea di cosa possa essere. Cosa è successo? Ha fatto un qualche tipo di rumore, ma non ho capito. Abbiamo niente qui? Huh.
Oh, si era già aperto così, da solo. Offerta sanguinaria. Pugnale. Cura dopo ogni uccisione, sbilanciare colpendo, furore dopo uccisione, la velocità di movimento e attacco migliora del 10% per 30 secondi. Cumulabile fino a 5 volte, quindi fino al 50% dopo un'uccisione. Se riuscissi a fare 5 uccisioni non distanziate da più di 30 secondi una all'altra, saresti una macchina da guerra. Molto bello. Molto bello, complimenti. Bene, quindi abbiamo risolto un indovinello che non era effettivamente un indovinello. Ci fa molto piacere. Quindi possiamo aprire questa con la chiave. E qui abbiamo delle ruote da aprire. Ah, vediamo se ci dà qualche indizio su come farlo. Registro di un guardiano del Darvarad. Che sembra Dambarad alla fortezza, ok. Le annotazioni in questo registro sono scritte da mani diverse, a volte anche in lingue differenti. Dalle poche voci in lingua comune sembra che si tratti di un registro compilato dalle diverse guardie che hanno sorvegliato i cancelli del Darvarad. Mattino, consegnati manufatti dal Kit Hisra. Posizione originale non specificata, ho chiesto a Iskari, risposta, arrivano dalle rovine. Gli agenti devono ricordare che le reliquie vanno catalogate correttamente, altrimenti le lamentele di Tarbas non cesseranno mai. Pomeriggio, tre kit in azione, fra loro anche Iskari del Kit Hisra. Le ho detto di annotare le posizioni questa volta. Sera, rapporto del Kit Hisra. Iskari mi ha consegnato la sua nota, con scritto solo fuori dal Darvarad. Chiederò un coltello allo Sten. Ok, non ci dà nessun indizio, quindi vediamo cosa dobbiamo fare. Ci basta ruotarli. Ah, non è una specie di indovinello. Ah, si sta richiudendo? Ah, no, è una specie di indovinello. Oddio. Basta, grazie. No. Non volevo fare questo. Tornatemi indietro. Non era già aperta così? Immagino di no. No, immagino che si apra da sola una volta fatto tutto nel modo più corretto, eh? Ok. Ah, ho sbagliato il verso, maledizione. Quindi questo era... così, credo. Quindi adesso si toccano, ora dovrebbe tornare indietro in contemporanea. Sì. Penso che ce la dovremmo aver fatta. Esatto. Va bene, non era troppo complicato. Anzi, ci ho perso fin troppo tempo, essere onesti. Caserma del Darvarad. Con altri... membri del Kunlat, a quanto pare. Ah, non ho visto cosa ci fosse là dietro. Devo ricordarmi di andare a controllare. Ah, guarda il raggio di quanto provoca di più, in effetti. È stato molto utile questo. Oh, sono esplose cose. Che so queste tecniche? Molto belle queste tecniche di lancio. Ancora gente? A terra. Mamma le trampe. Vai. Ne arrivano altri. Guarda il toro come carica. Va bene, per ora seguiamo il flusso del combattimento. Poi torneremo indietro a vedere che... oh, non dovevi farlo. Ora... ah, ti volevo buttare a terra io, invece no. Vai, attacca. Attacca, interagge. Oh, 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 fregato. Ok. Muori agonizzando, bravo. Con calma, no, 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 no. Aia. Crap. Come on, we have to get you out of here. No, lì possiamo aprire, qui possiamo aprire. Serve la chiave del magazzino. E qui...
Potevamo semplicemente scendere e arrivavamo alla stessa stanza. Ok, lì tutte cose che esplodono, che avremmo dovuto sfruttarle sicuramente, no? Ok. Procedure scritte per i nuovi lavoratori. Anche se una parte di questa lettera è scritta in Kullat, il messaggio è per lo più in lingua comune, con lettere squadrate e semplici, ben tracciate. Il soffio del drago deve procedere, a prescindere dalle preoccupazioni nel palazzo d'inverno. Molti si sono appena uniti al Kun e non hanno ancora imparato a fidarsi. È normale essere preoccupati, il resto del mondo non ha fatto che tradirvi. Tutti coloro che sono stati nel Dar Varad sanno quanto sia difficile mantenere l'esemplare per l'estrazione. Oh, per un tempo prolungato come quello che abbiamo ottenuto. Se avessimo ritardato il soffio del drago, avremmo dovuto liberarci dell'esemplare. La creazione della Gatlock è solitamente un procedimento lento che richiede lunghi scavi e complicate pratiche alchemiche. L'estrazione del veleno rappresenta l'unico modo per ottenere le quantità necessarie e mettere in atto il soffio del drago. Quindi c'è una qualche bestia velenosa. Se ritardassimo il piano, perderemmo ogni possibilità di portare la pace nel sud senza causare inutili sofferenze. A parte il fatto che voi degli affari del sud non dovreste impicciarvi e il fatto di non causare inutili sofferenze mi sembra non ci stiate riuscendo molto bene. Il Kun, anche se mi suona molto meglio di chiamarlo il Khan, non so perché, vuole che salviamo i lavoratori del sud da una guerra sanguinosa, mostrando loro insegnamenti prima che la corruzione avanzi ulteriormente sulla terra. Altri hanno avanzato perplessità sull'esemplare. Il Kun non chiede che si commettano atti crudeli sugli esseri viventi, ma assegna a ogni creatura un posto e un compito. L'esemplare sta solo seguendo il suo destino. Una volta completato il soffio del drago, sarà eliminato rapidamente in modo indolore, esattamente come gli animali di cui ci nutriamo. Lasciate che siano i vostri superiori a preoccuparsi degli agenti di Fenarel e ricordate il vostro ruolo nel servire il Kun. Potete far presente che non siamo agenti di Fenarel. Così, giusto per ricordarlo. Qui abbiamo qualcosa da depredare. Cintura del patto invernale superba. Costo di salute. Abilità giallo più potenti. Oh, la chiave del magazzino. Questo diario contiene numerose annotazioni, alcune in Kullat, altre in lingua comune, come se chi le ha scritte si stesse esercitando. L'ultima pagina dice: andrò di nuovo al palazzo a spostare le cose. I Bas Sham sono incuranti di chi viene e di chi va. Quando sarà il momento del soffio del drago non avranno scampo. Per fortuna pare tu non ce l'abbia fatta, caro mio. Allora, avendo trovato la chiave del magazzino... No, ok, pare... Aspetta, ci sono altri modi per arrivarci? No, il magazzino dovrebbe essere a sé stante. Grosso magazzino. Amuleto dell'immunità fisica, che indossa questo metodo non subisce alcun effetto fisico durante il combattimento. Scusa? Quindi non viene stordito, buttato a terra, nulla di tutto ciò? Al momento non lo metto perché va ipotizzato con una build in testa. Però molto interessante. Molto molto interessante. Bene. Penso che dovremmo continuare a... Non di qua. Era di qua e poi a destra. Sì. Qui non abbiamo visto se ci fosse nulla di interessante. Abbiamo un crea armi in volata volendo. E altre cose da leggere. Lettere e risposte. Un po'. Ah no, questo però è di... Ci sta Josephine, attenzione, questo mi interessa molto. In mezzo a una serie di note spicca una lettera con un segreto dell'Inquisizione all'onorevole Salasari, triumvirato del Kun. Per conto dell'Inquisizione chiedo umilmente lumi in merito alle azioni ostili dei vostri agenti a Alam Shiral. Gli attacchi degli agenti Ben Astrat nei confronti dei nostri ufficiali insieme all'infiltrazione e al sabotaggio del Sacro Concilio a Alam Shiral possono essere considerati soltanto come il preludio di una dichiarazione di guerra. Se il popolo cunario non vuole che la Chiesa si veda costretta a reagire, questi comportamenti ostili devono cessare immediatamente. Rispettosamente, ambasciatrice Josephine Montelier. Seguono diversi messaggi incomprensibili in Kullat, una lettera scritta in lingua comune con calligrafia elegante, è stata aperta e quindi accartocciata, ma è ancora leggibile. All'ambasciatrice Josephine Montelier dell'Inquisizione. Il triumvirato del popolo cunari vi assicura che, nonostante la perdita della nave da guerra Beretlock, che ci ricordiamo bene questo, e del suo equipaggio di 100 anime, avvenuta durante una missione congiunta fallita con l'Inquisizione 2 anni fa, nessuna azione militare è stata intrapresa contro l'Inquisizione. Da par Volen nessuna autorizzata azione di alcun tipo relativamente al Sacro Concilio, né ora né mai.
Stiamo cercando la sacerdotessa Ben Astratt che, senza il nostro consenso, ha attuato l'operazione di cui parlate. Non appena riusciremo a localizzarla, le azioni ostili cesseranno. Ho molta poca fiducia nel fatto che realmente stiano cercando di fermare Vida Sala. Penso che ci stiano semplicemente ingannando, come insomma i giochi politici ci insegnano dall'alba ai tempi. Piano Soffio del Drago. Questo documento sembra essere redatto interamente in Kullat e contiene diversi schemi complicati, fra i quali delle piante dettagliate di Alam Shiral e di altri palazzi e fortezze. Look at all this. The Qunari text is gibberish, but it looks a great deal like their cataloging artifacts. Parrebbe. How many ruins must they have found to produce so much? What are they doing with it? Sbloccano gli alluvion, in effetti. Morrigan said the key to an alluvion could be anything, including knowledge or power. So they're stockpiling both. That's how they got the keystone and opened so many of the alluvions we've seen. Hopefully they don't have any more ancient magic crap to throw at us. Ma immagino ce l'abbiano. That dragon skull would make a wicked armchair, though. Maybe we can take it back to Skyhold after this. Certo. In effetti faccio un trono al momento è la cosa che più ci interessa. Oh, abbiamo qualcuno che può aprire questa porta, a quanto pare. E qui era soltanto per farci dare delle risorse, credo, però. Cassa dei rifornimenti e basta. Ah, poco utile. Poco utile. Abbiamo un gran portale adesso da attraversare. E non ho idea di cosa ci sarà più avanti.